che cambia, siamo noi. Sono un fungo wacciua, velenoso wacciua, molto vele wacciua, poco noso wacciua. Mi hai cercato. La giornata tipo inizia nel punto di ritrovo, che in questo caso qui a Badolo è la legnaia. Da qui partiamo al campo base, dove ci assicuriamo che tutti i bimbi abbiano l'equipaggiamento adatto alla giornata, e praticamente da qui lasciamo che i bimbi giocano, gioco libero, fin quando vediamo anche che loro stessi vogliono in qualche maniera impostare la giornata, proporci le attività. Allora in questo momento si va in cerchio. Grazie. Che vuol dire un pezzo che fregato? Il cerchio è un luogo speciale perché è un luogo di ascolto e anche in cui mi posso esprimere. Una volta consumata la merenda, al tempo di organizzarci, si parte per le varie destinazioni. È importante che noi lo ripetiamo spesso: non è una scuola, è un laboratorio permanente in natura. Noi siamo sempre fuori, stiamo sempre in natura, facciamo passeggiate e stiamo tra di noi tutto l'anno. La scuola del bosco di Pianoro a Bologna si trova in due boschi diversi. Avevamo una estrema necessità di dare un'alternativa ai nostri figli rispetto ai normali asili comunali o anche privati, per dare loro la possibilità di vivere la natura a 360 gradi. E abbiamo scoperto appunto dell'esistenza degli asini nel bosco nei paesi scandinavi e poi anche in Italia. Abbiamo visitati molti, abbiamo scoperto che questa cosa si poteva fare e abbiamo trovato una soluzione per aprire. Formandoci abbiamo capito che potevamo proprio essere in prima persona sul campo e quindi dare la possibilità anche a tante altre famiglie. Una volta avviato ci siamo resi proprio conto di come non, in realtà non vediamo una possibilità alternativa a questo tipo di rapporto tra bambino e adulto e soprattutto con la natura. Questo tipo di pedagogia vorrebbe un intervento minimo e anche una proposta limitata. Una proposta nel momento in cui il bambino ci dà un input, ci fa capire, e questo è, infatti è la bravura un po' dell'accompagnatore, che il suo interesse verte su quello specifico argomento in quel momento. E quindi da lì far partire delle domande. Cerchiamo di rispondere con delle altre domande, perché nel momento in cui la risposta è secca, ed è quella, è finita l'esplorazione per il bambino. Un'altra cosa importante dell'approccio nostro è anche quello di aiutare i bambini a comunicare tra di loro. Innanzitutto la risoluzione tra di loro di momenti critici gli dà una competenza che poi nella vita è spendibile in tantissimi ambiti. Oltretutto la natura li mette in una condizione per il quale un bambino di 5, un bambino di 3 possono apprendere tantissimo dal passaggio di un insetto, piuttosto che dal ritrovamento di una traccia, di una cacca. Alcuni di loro le sanno riconoscere e sanno riconoscere che cosa ha mangiato l'animale. Tutto questo senza metterli di fronte alla frontalità di una spiegazione, che ovviamente non sarebbe efficace alla loro età. Chiediamo ai genitori di fare un corso con noi, che è un corso per adulti, è un laboratorio che si chiama Giocare da Grandi nel Bosco. Per noi questa cosa è veramente chiave, nel senso che ogni genitore, prima di iscrivere il bimbo, farà questo corso con noi, che è un corso, è una mattinata nel bosco. Noi un sabato e una domenica ripetiamo quello che si fa nel bosco la mattina con i bimbi e permettiamo quindi ai genitori di vivere intensamente il bosco dei bambini, ripetendo proprio le routine: lavarsi le mani, fare la merenda, fare il cerchio del saluto, le canzoni. In questo modo possono capire quasi interamente quello che noi intendiamo con lo stare in natura con i bimbi, perché
abbiamo capito quanto è importante che la famiglia sia pronta per, è una cosa che coinvolge anche comunque la vita fuori dal bosco, cosa che facciamo con i genitori e che è importante e spesso e tanto apprezzata è incontrarli una volta al mese tutti, facciamo un cerchio dei genitori, affrontiamo delle questioni che magari a loro non sono troppo chiare a livello di pedagogia o anche confrontarci su delle reazioni casalinghe o domestiche rispetto a i loro figli. L'Italia che cambia per me è la possibilità di dar voce a tutte quelle realtà che si stanno consolidando e che hanno davvero un'idea di condivisione di un'economia più sostenibile per le persone e anche per l'ambiente. Credo che a livello sociale stiamo attraversando un momento molto difficoltoso e di disgregazione e fare rete per me è la parola d'ordine in questo momento. Queste possibilità, queste grandissime esperienze che ci sono in giro per l'Italia, esprimerle, farle conoscere è veramente prezioso. E per quanto riguarda l'educazione, partire dai bimbi e farli innamorare del luogo, del mondo in cui viviamo, che è la nostra casa, fa parte di Italia che cambia, decisamente. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo.